Solo la Dugout. Fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte. Fino a 5.000 euro su classe A e classe B. Fino a 10.000 euro su classe C berlina. Continua la protesta degli operatori AIAS. Da 8 mesi senza stipendio, stamani sit-in davanti al Palazzo di Governo, hanno chiesto di essere ascoltati dal prefetto Tirone anche ai pazienti dei centri di assistenza Irpini. Generoso, un'avvertenza che pesa sulle vostre spalle questa, nel senso vi sentite adesso anche disperati? Principalmente sulle nostre spalle, perché siamo quelli che ne abbiamo bisogno. Purtroppo non vengono pagati e non lavorano, e quelli che ne pagano le spese siamo noi, che siamo bloccati, che dobbiamo fare fisioterapia. Perciò siamo qua stamattina per farci rendere conto che i principali danneggiati siamo noi, che non possiamo usufruire del servizio. Purtroppo io gli do pienamente ragione, perché gente senza stipendio, continuare a lavorare, anzi da ringraziarmi, però purtroppo arriva a un certo punto che dobbiamo pure cercare di farli lavorare tranquillamente a sta gente. Anche perché è un problema, ripeto, direttamente nostro, che se non ci stanno loro, noi come facciamo fisioterapia? Una situazione che diventa ancora più difficile, proprio considerando il vostro bisogno di assistenza. Certo, anche perché, secondo come la penso io, il logopedista e il terapista sono il fulcro di quell'azienda, e purtroppo e noi siamo parte in causa, perché noi abbiamo istituito un certo feeling con le nostre terapiste. Cosa possono fare le istituzioni adesso, Generoso? Dovrebbero dare tranquillità a queste persone e dare tranquillità a noi, perché già noi siamo martirizzati in tutto e per tutto. Sia come cittadini, ci stanno mettendo proprio in serie B, in serie C. Ormai noi, secondo me, siamo arrivati al punto ai tempi di Hitler, quando si faceva la reccia perfetta. Chi è che è disabile si deve togliere di mezzo. Un'altra barriera insormontabile questa per voi? Penso proprio di sì. Adesso io personalmente vorrei parlare col prefetto per dire questi problemi che noi abbiamo, nonostante già abbiamo problemi fisici, non so che dirvi.